poi infine tutti voi, e sempre di più, vivete questa festa come lo avete fatto nel corso degli anni. Io ricordo, l'ho fatto questa notte, l'ho fatto per Don Salvatore. Lui ha voluto, ha curato tanto, e ovviamente i miei predecessori, Don Giuseppe e tutti coloro che sono stati prima di me, hanno voluto e amato questa comunità ponendo dei segni belli, proprio di feste e di gioia. E vi chiedo anche di pregare per le vocazioni, siamo veramente pochi. I servizi che vengono richiesti sono tanti. Io, tra l'altro, adesso mi ha dato questo nuovo incarico come vicario forano, quindi ho da lavorare, da girare nelle parrocchie della vicaria. Adesso ce ne sono tre vicarie, non sono cinque. E la vicaria nella quale sono vicario è quella del centro. Sono 15 comuni, 28 parrocchie, 30 con i quali dobbiamo collaborare. Capite? Quindi pregate anche per me, e ne ho tanto bisogno. Chiudiamo con la benedizione, ovviamente grazie ai diaconi, al diacono, perché questa mattina, oggi io vedevo doppio, c'era l'altro diacono pure, grazie al servizio liturgico. Vedete qua, abbiamo anche la realtà dei ministri straordinari che ci aiutano in questo, che siete qua presenti. Allora grazie a tutti, e poi dolce sinfonia, vieni, vieni, Oscarino, vieni. A lui dobbiamo dire, attraverso di lui, grazie al comitato feste religiose e civile di Marina di Gioiosa, che ha fatto e sta continuando a fare veramente tanto, con grande sacrificio e con grande passione. E chiudiamo con la benedizione. La benedizione è tornarsene a casa abbracciati e benedetti da Maria. Vi raccomando una cosa. Vi ricordate, questo io sono piccolo, non me lo posso manco io ricordare, però abbiamo visto il video. Papa Giovanni XXIII, guardando la luna, stasera non c'è. Il discorso della luna, chi se lo ricorda? Ve lo ricordate o no? Quando andate a casa, ha detto Papa San Giovanni XXIII, guardando la luna, dice: portate la carezza, in questo caso io dico la carezza di Maria, portatela nelle vostre case, nelle vostre famiglie, portate quel bacio e quel sorriso che ci deve contraddistinguere. Noi siamo cristiani, permettetemi, come dice Jovanotti, io vivo, che sono vivo perché penso positivo, il cristianesimo è pensare in positivo, va bene? Ok? Ecco, così accogliamo la benedizione e la carezza che il Signore ci dona attraverso la Vergine. Preghiamo. O Dio nostro Padre, la comunione col prezioso corpo e sangue del tuo Figlio. Sì, la stanchezza adesso si fa sentire. Il Signore sia con voi. Prima incensiamo e dopo dono la benedizione. La benedizione chiedo a Lorenzo, che ringrazio di avvicinarsi, che diamo la benedizione congiunta. Ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio onnipotente, che ha posto l'ordine del Carmelo e tutti voi sotto la protezione di Maria, vi riempia di gioia nella celebrazione di questa festa. Vi conceda la grazia di meditare nei vostri cuori la parola e di proclamarla con la vostra vita, per essere nel mondo un'immagine viva di Maria. Amen. Vi conduca alla santità, perché purificati da ogni colpa, come figli fedeli di Maria,
arriviate quanto prima dopo la vostra morte alla piena comunione con i santi nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Evviva Maria! Dalla regia mi dicono, dalla regia mi dicono di guardare il mare un po' prima dell'una perché c'è una sorpresa riguardo ai fuochi d'artificio. Sono da guardare. Facciamo un pochettino indietro per leggermente. Attenzione. Segno X. Grazie.